Diciamo che quando sono andato in media, devi sapere che oltre ad essere un attore, io a un certo punto della mia vita ho conosciuto il tip-tap, perché avevo 28 anni e lì c'è stato un momento della mia carriera che ho detto: ma cavolo, dicono tutti che sono bravo, non riesco a... dicono tutti che sono bravo, però non riesco ad entrare, non so, in una serie televisiva, non riesco a fare un personaggio di continuo, una fiction, qualcosa eccetera. Dico, ma perché? Allora, in quelle crisi esistenziali mi sono detto: ma che fatto? Canta e può pure ballare. Però 28 anni, come, che stile di danza può fare? La classica, no? Mi sembra un po' ridicolo. Ci ho provato in mezzo ai ragazzini che ti guardano, prendono in giro, io lì che ci provo. Sai, sei strano. Però in istituto a Rialzi di Roma c'era un corso di musica. Un corso di musical con vari docenti, e lì comunque per la prima volta il tip-tap, la formula delle tre discipline, il tip-tap in quanto la recitazione, anche se ero adulto non avevo paura di mettermi in discussione con lo studio, perché credo che lo studio debba essere sempre comunque protagonista anche del personaggio che tu porti avanti dagli anni, sempre mettersi in confronto con lo studio. E lì comunque per la prima volta il tip-tap. E ci fu un personaggio molto molto importante che era Tony Ventura, un grandissimo coreografo del tip-tap italiano, che mi diede una mano, e lì Giorgetto De Bortoli mi ha dato una grande mano anche lì, tutti i giorni lasciandomi degli esercizi, e vedevo che io riuscivo a imparare più in fretta degli altri, capì che c'era del materiale per lavorare, ho detto c'era figli, devo andare in America perché l'Italia mi sta stretta, non riesco più a capire chi può darmi qualcosa. Andando in America mi si è aperto il mondo, ho capito quello che potevo dare, e adesso bene o male ho costruito questo personaggio che mi dà la possibilità di vivere recitando, canticchiando e ballando il tip-tap. E qui vicino approfitto, in modo che deve lavorare Maria, oggi sono giornate importanti per la danza e per, diciamo, per i vari stage che ci sono in giro per l'Italia, e a Maria Salzano, ti pare che sbagliava, mannaggia la miseria. E diciamo, ecco, mi ha dato la possibilità di essere ospite in questo bellissimo, questo evento Danza Mare Mito, e che si farà ad agosto, questa rassegna è dal 25 al 1 settembre 2013, naturalmente c'è lo stand dove tutti possono dare informazioni, anche nel sito, anche io darò, perché sarà un percorso un po' diverso con me, almeno per quanto riguarda la mia disciplina, perché darò una mano ai ragazzi come capire, oltre alla propria disciplina, riuscire a divulgare l'arte, come riuscire a creare all'interno di un personaggio anche un passettino di tap, una canzone, una barzelletta, una recitazione, in modo da non smontarsi. Se si arriva a un certo punto e dire: io posso fare solo questo, non sono buono a fare altro, è sbagliato secondo me. Bisogna riuscire a creare la possibilità di multidisciplinarità, oddio che ho detto, non so cosa dire, però ho detto creare più situazioni di lavoro. Perché questo nel tempo ti dà la possibilità di maturare, soprattutto leggendo dei testi teatrali, andare a teatro, andare a vedere altri spettacoli di prosa, andare a vedere i balletti, andare a vedere un concerto, ti dà la possibilità di capire quanto sia bella l'arte in tutte le sue forme. L'arte del performer è una disciplina completa, prevede canto, danza e recitazione, è una strada lunga. È una strada che prevede anche molto sacrificio, molta disciplina, senza sminuire l'arte singola che può essere la danza o il canto, ovviamente è solo un po' più complesso, un po' più completo. Ecco, tu che comunque sei una persona che è arrivata, ha raggiunto degli obiettivi importanti e che penso che continui a guardare avanti, continui a lavorare per raggiungere obiettivi sempre più importanti, che consigli potresti dare ai ragazzi giovani che sono quelli che oggi girano qua nella fiera alla ricerca di spunti, di opportunità, di prospettive? Guarda, allora, è la prima volta che io vengo in danza in fiera, ed è bellissimo vedere tutti questi giovani, in movimento, e che hanno grande voglia di conoscere, Il consiglio che posso dare è di non fermarsi mai
quanto riguarda le scuole, perché naturalmente ci sono delle battute fatte da grandi maestri. Io ho capito attraverso Gigi Proietti, che ho parlato con lui, che la recitazione non è che si viene insegnata, ma nel tempo capisci determinate cose, determinati segreti, determinati attraverso lo sguardo. Perciò di non fermarsi mai sulla propria capacità di studiare, non fermarsi mai sullo studio, provare a non buttarsi giù nel momento in cui c'è un momento di crisi con se stessi, perché non serve, soprattutto in questo periodo che viviamo, e poi trovare un secondo lavoro. Non è che, nel senso, riuscire a fare l'artista al giorno d'oggi è un essere bellissimo, però bisogna anche capire che portare parallelamente anche la propria vita privata avanti è importante, perché rende sano anche quello che fai nel lavoro. Perciò, se non si riesce a fare bene questo insieme, che è l'arte, l'attore, il ballerino, il cantante, provare anche a trovare un secondo lavoro che può dare un bilancio, che può bilanciare la propria vita. Perciò non sentirsi imbarazzati di dire: io faccio il cameriere, io faccio lo stagnaro, io faccio il meccanico, io faccio quello, però la sera vado in scena. Questo nel tempo può far maturare altre cose, e credetemi che l'esperienza personale, tutto prima o poi, si apre, cioè tutto prima o poi ha un perché, ha un senso. Basta mantenere le proprie radici, essere se stessi, non dire bugie, essere educati dietro le quinte, perché è importante. Poi soprattutto queste trasmissioni, prima c'è stato questo ragazzo di Amici che è molto bravo, non lo conosco, però si crea molta confusione attorno a queste trasmissioni, perché da una parte vengono giudicate male e dall'altra vengono giudicate bene, perché danno la possibilità ai giovani artisti di emergere. E io mi domando: ma se non ci fossero state queste trasmissioni, forse tanti registi, tanti produttori non avrebbero avuto la possibilità di vederli, questi artisti. Allora mi domando: e noi che siamo fuori da queste trasmissioni, come facciamo a darci un perché davanti ai produttori, davanti ai registi? Con l'autoproduzione, con il proprio perché, con il proprio essere, mettersi in gioco, con uno spettacolino, con una dimostrazione, io faccio questo, faccio quest'altro. Questo crea sempre un continuo lavorare con il proprio cervello, con la propria voglia, e mettersi in gioco nello studio. C'è uno stage di recitazione, io sono una ballerina, ma c'è quello stage di recitato, vado a capire che cosa è la recitazione, perché un ballerino deve sapere anche dire delle battute, deve sapere interpretare un personaggio, perché chi meglio del musico può interpretare un personaggio? Un ballerino che sa muoversi e deve capire come è importante la recitazione e come è importante il canto. Perciò lo studio può darti una mano, ma nel tempo devi anche trovare la possibilità di tranquillità e di serenità con se stessa. Please, mi racconti l'America. Allora, dopo aver lavorato con Gigi, con Proietti, sempre grazie a Fabrizio Angelini, che cercava un personaggio che ballasse il tip-tap all'interno di questo spettacolo, guardando Gigi da dietro le quinte, perché ho lavorato con lui per ben quattro anni, stavo sempre dietro le quinte e ogni volta guardavo quello che faceva. Cercavo di capire il perché di questa sua grande energia, questo suo grande dare al pubblico e ricevere, questo gioco di retroazione che è importante nel teatro. Capivo tante cose, e poi una sera mi disse: tu c'hai un sacco di talento, però devi decidere di fare la cosa sola, cerca di capire qual è quello. Naturalmente io rimasi un po' imbarazzato, perché ho detto: Dio, allora non ci sto a capire niente, forse mi cade un castello, qualcosa. Invece, per fortuna, sono riuscito a creare, attraverso i suoi consigli, i suoi insegnamenti sul palco, a creare un personaggio che potesse narrare viaggiando in diverse città del mondo. E qui, se mi racconti l'America, è la one man show che racconta un cameriere all'interno di un'osteria, scritto da Gianfranco Vergoni, scritto insieme a Gianfranco Vergoni. Questo cameriere
che attraverso i racconti dei quattro vecchietti che sono seduti su questo tavolo viaggiano attraverso i consigli, fanno viaggiare questo cameriere portandogli del vino, una volta in America, una volta con le parti, e canta delle canzoni romanesche, canta delle canzoni internazionali ballando il tic-tac, ed è molto interessante. Uno spettacolo che chiaramente consigliamo a tutti. Ma certo, no, non so quando lo rifarò, però spero. Ah, cioè è vero, lo farò a Danza Mare Mito, perché nel pacchetto ho dato anche la possibilità, perché me l'ha data Amalia soprattutto, la possibilità di far vedere ai ragazzi come poter mettere in atto le discipline dell'arte con uno spettacolo, con un one man show, perché credo che la cosa più bella. Ecco, approfittiamo un attimo che c'è qua Amalia, che ci racconta un po' come è nata questa manifestazione e quali sono i suoi obiettivi. Allora, salve a tutti, e niente, la cosa principale di questa manifestazione, che io amo molto perché è un po' mio fiore all'occhiello, perché è stata voluta fortemente da dei professionisti del settore, quindi come dice lui, è creata per i ragazzi. Stage ce ne sono tanti, questo è uno stage che si svolge in un villaggio Valse ed è un campus, quindi c'è una settimana intensiva in cui i ragazzi studiano con maestri di fama internazionale, vivono tutti insieme, fanno nuove amicizie, sono a contatto con i maestri, cioè Marco, che è la prima volta che è con noi, ne sono molto felice, avrà la possibilità di stare con i ragazzi al di fuori della lezione, chiacchierare, scambiarsi esperienze. Questa è una cosa molto importante, molto di crescita per i ragazzi. Al di là di questo poi hanno un momento di relax, un mare bellissimo, un villaggio sul mare, vicino al divertimento, ma non si perde mai di vista, è a tutta danza, diciamo a 360 gradi, e ci sono poi momenti molto importanti perché noi abbiamo anche delle lezioni durante la settimana, cioè cerchiamo di dare delle opportunità e di studio, quindi corsi di studio, vedo corsi di formazione molto prestigiosi. Ad esempio abbiamo Liliana Cosi, che è una dei docenti della danza classica, che parla delle borse di studio durante una lezione per il suo corso di formazione professionale di Reggio Emilia, che non ha bisogno di presentazioni, e così via, altre opportunità, altre lezioni anche per l'estero. E questa cosa è molto importante perché secondo me i ragazzi devono studiare, devono essere stimolati, però devono anche capire come funziona e avere delle opportunità, perché è vero, noi abbiamo arrivato un po' al contrario, nel senso in questo anno di grande crisi è proprio l'anno in cui ci siamo lanciati in mille iniziative, perché io ci credo molto ed è per questo che ho voluto coinvolgere anche lui, perché noi abbiamo uno studio completo, danza classica, molto 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 particolare la danza jazz, che è la mia formazione personale, quindi con dei grandi maestri internazionali, mancava questo anello di congiunzione per arrivare al performer, al musico l'ho invitato Marco. E addirittura appunto lui ci fa questo regalo anche dello spettacolo per dare ai ragazzi la visione diretta di quello che è. Quindi diciamo che è uno stage a tutto il mondo che mira a tantissime cose, non solo alla lezione e allo studio, che è già ad altissimo livello. Grazie Amalia, grazie Marco, ti chiedo un ultimo così commento a caldo sulla manifestazione e un consiglio spassionato da dare ai nostri ragazzi. Ok, sono andato bene? Benissimo. Signora, cosa ho detto, qualcosa di strano? Comunque i ragazzi capiscono bene, sono più bravi di noi. Beh, un grande in bocca al lupo a tutti quanti, naturalmente è grazie ai giovani come noi avremo una grande scossa, credo, la prossima settimana. Però non diciamo niente. Non diciamo niente. E niente, un grande in bocca al lupo, ci sono tanti tanti bravissimi colleghi che sono adesso in teatro, con questi grandissimi musical in Priscilla, ci sono anche, adesso da poco ho finito Fantasmi a Roma, con la grande, grande Carlo Reali, Simona Partucci, che vi aspettano. Se avete bisogno di consigli, fermatevi a teatro e parlate con voi e chiedete, perché siete bravi adesso, avete la possibilità di avere dei contatti con delle grandi scuole che vi possono aiutare veramente. Prima non era così, ma adesso sì. Prima non era così, perciò prima eravamo un po' tutti allo sbaraglio, mentre adesso so che ci sono dei grandissimi e bravi colleghi che insegnano in diverse scuole e che possono darvi dei consigli. E poi non mollate, un piccolo lavoretto, qualcosa che può darvi un sostegno, non pensate che sia una cosa brutta, perché tanto in scena ci andrete, questo è un assicuro. E niente, contatto con la realtà, piedi per te. Grazie mille. Grazie a te.